Ed ecco qui un altro Beauty Bimota, Gianni Maccagni di PromoFast, ha curato tutta la logistica dell'evento. Allora Gianni, parlaci, quali difficoltà siete andati incontro nell'organizzazione di questa bellissima manifestazione? Grazie per il bellissima. Sì, in effetti è riuscita molto bene. Le difficoltà principali che abbiamo incontrato sono state quelle di un'attività svolta in un circuito nuovo, quindi ancora da inaugurare, e quindi dovendo creare, per quanto riguarda il paddock, tutta la struttura classica tipica del paddock di un Gran Premio, perché questo era il desiderato di Andrea Bertelegni e quello che ci ha chiesto. Vorremmo trasportare nel circuito d'azione a Volari, simulare il paddock di un Gran Premio. Poi si sono aggiunte altre attività che sono molto piaciute, per esempio un pilota per un giorno per bambini, per far giocare i bambini, perché qui si parlava di passione. Queste non sono difficoltà, queste sono opportunità. Ah, benissimo, quindi un grazie da parte di tutti gli appassionati per aver contribuito grandemente alla riuscita di questa bellissima manifestazione. Speriamo di rivederci l'anno prossimo sempre al BIU 2.0 magari. Speriamolo davvero, grazie a voi per essere stati con noi e per aver condiviso con noi queste giornate. Grazie.